grazie. Scusate, troppo buonissimi. Ma l'eleganza di questa sera. Grazie a tutti. Ma è così elegante, raffinato. Come mai così raffinato? Ma va per no, tu. Non bisogna mai dimenticarsi chi si è, da dove si viene e dove si tocca. Esatto. No, allora, io sono qui con una nuova formazione che potete vedere qui. Siamo un gruppo di musica popolare di centrodestra. Musica popolare? Sì, facciamo... Ma non esiste, la musica popolare storicamente è di sinistra, le mondine, gli scariolanti, a massacrare gli anarchici. Che... È un vecchio cachet che lo dobbiamo scancellare. C'è la globalizzazione, la gente sono di destra, il popolo è delle libertà, non lo dico io, lo dice il nome di un partito. Che il popolo è delle libertà, voglio dire. È una tautologia. Poi se due italiani su tre si fidano di Silvio Berlusconi, voglio dire, un motivo c'è. E qual è? E che cazzo ne so, domandacelo. Non c'è bisogno che lo dici. Io non vengo qui però a fare politica, Però aspetta, non sono qui a fare politica, però la stai facendo. Quindi te lo voglio chiedere, tu sei di centrodestra o centrosinistra? Centro di dietro. Cioè, mi metto dietro e vedo dove butta. Se butta a destra sono di Claudio, a me mi ha chiamato il ministro della cultura, assomiglia a te, come si chiama? Bond. Donna Bond, là. Mi ha chiesto se potevo scrivere una pizzica, che è una musica popolare salentina, di centrodestra. Mi ha pagato, perché sono gente seri, 7.000 euro in contanti. Tu gli hai fatto la fattura? Eh? Gli hai fatto la fattura? Ha detto che non serve. Ma chi? Non ci credo, non ci credo. Che con la semplificazione non serve. Basta la parola. E io ci ho fatto questa pizzica che la presenterò alla Notte della Taranta in coppia con una grandissima artista, Iva Zanicchi. Quella non fa ridere. Però posso dire, la Notte della Taranta esiste veramente? Sì. Nel Salento, è una notte, tutta la notte si va avanti a suonare e la gente, c'è stato Stuart Coppola, il batterista dei Police, l'ha organizzata Franco Battiato, Mauro Pagani. Tu sei mai stato? Sì. Per uno come io non sono mai riuscito a sfondare nella musica, veramente. Come non ho sfondato nemmeno nel cinema e nel teatro. Ma cosa c'entra? La Notte della Taranta? Mi sono sfondato i coglioni. Ma bene, ho capito. Non ti è piaciuto. 12 ore di Tarantella. Ma non è vero, non è questo, possibile. Perché è una serata molto divertente. La taranta di centrodestra dura un minuto e mezzo. È bello, vai con la base. La taranta di centrodestra. Cioè, è solo corta, è solo quella. Ecco. La taranta di centrodestra. Dove sta scritto che la musica popolare è solo di sinistra? Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella del centrodestra. Evviva Berlusconi e l'ucapitalismo, le società per azioni, evviva l'ubunsumismo, evviva pure Maroni e l'ufederalismo, evviva la Carfagna, evviva la Fregna! Evviva gli stranieri, evviva l'integrazione, ma solo se sono femmine e solo quelle buone. Evviva il Parlamento, che bella istituzione, ci vai una volta al mese e ti porti la pensione. Evviva Brunetta, persona come si deve, evviva tutti e sette, evviva Biancaneve. Evviva la russa che sa fare la difesa, e Matteoli che sa fare strade e viali, evviva Tremonti che sa fare bene i conti, e la Gelmini che sa fare i... questa è malafede però. Ha ragione Claudio, non puoi. Checco, non guardare l'ora, non c'entra l'ora. Non si dice a nessuna ora. No! 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 Antonio! Basta! No! Mio, Checco, guardami. Una cosa, secondo me... Li sa fare. Cosa? Le riforme. A noi ci piace Lucre Miulu e lu maestro Zulu. Maestri. Allora sarà fanculo. Checco Zalone, la pizzicata di destra!
Però eri veramente elegante. Sei vediamo l'anno prossimo. I mitili ignoti e le cicinetria. Grazie, le cicinetria. Questa reunion, possiamo dire reunion? Di che cazzo vuoi? Checco Salone! Buonanotte! Grazie, Checco! A tra poco!